Buonasera, siamo all'interno del mercatino solidale organizzato dall'Associazione Centro di Solidarietà Don Mottola. È un'associazione che si occupa di disabili ed è un centro, diciamo, prettamente diurno dove i disabili possono svolgere le loro attività dal lunedì, diciamo, al venerdì, dalle 9 fino alle 2 e mezzo. E all'interno di questo centro ci sono degli operatori che si occupano appunto di aiutare i ragazzi e dei volontari. Il centro è stato istituito nel 1983 da alcuni genitori di ragazzi disabili che appunto avevano il bisogno di far aggregare i ragazzi stessi alla società, insomma, farli stare in compagnia, insomma, e non rinchiuderli, tenerli rinchiusi in casa come altrimenti avrebbero fatto in alcune situazioni. Il mercatino è presente sul territorio di Tropea ormai da qualche anno e offre la possibilità ai visitatori di poter ammirare i lavoretti che fanno i ragazzi stessi, tipo questa icona raffigurante Don Mottola, il venerabile Don Mottola, che appunto si venera qui a Tropea, è fatta interamente con il pirografo dal nostro Roberto, che si occupa appunto di queste lavorazioni manuali. Oltre a queste lavorazioni qua è possibile ammirare, non so se è possibile vederle bene, gli altri lavori che vengono fatti appunto dai volontari insieme ai ragazzi stessi, per in un certo qual senso anche autofinanziarci, perché non abbiamo dei fondi insomma regionali che ci finanziano, insomma, e quindi abbiamo bisogno di vendere l'operato, insomma, dei nostri ragazzi. Qui abbiamo presente Roberto Cortese e Accorinti Mimma, che sono appunto due ragazzi che frequentano giornalmente il centro. Alla mia sinistra c'è invece Monica Fazzari, che è una nostra volontaria. Salve. E Nunzia Fleri. Buonasera a tutti.